Siete più di quanto ci aspettassimo, grazie. È bellissimo vedere questa sala così. E niente, allora adesso praticamente stiamo per partire con questo spettacolo. Devo fare una piccola premessa che comunque parte integrante dello spettacolo, quindi ve la potete ascoltare. In pratica, 60 anni fa, ed è il motivo per cui è nato questo progetto, 60 anni fa c'è stata la sciagura del Vajont. 30 anni fa Marco Paolini è andato in scena con Il discorso del Vajont ed è uno spettacolo che è nato dalla necessità, in un certo senso, di rendere giustizia alle vittime, perché in quel caso si è verificato qualcosa che vede delle responsabilità concrete e oggettive da parte di qualcuno. Quindi non è soltanto una responsabilità morale, ma proprio qualcuno si è reso colpevole di leggerezze, silenzi, insomma, ci sono stati dei processi per questo. A 30 anni di distanza da quello spettacolo e quindi a 60 anni dall'evento, Marco Paolini ha sentito l'esigenza di tornare a parlarne, non solo per celebrare quel giorno e quella sciagura, ma anche perché oggi tutto questo ha un senso preciso, perché c'è l'acqua, perché c'è la natura e perché gli eventi, soprattutto quando sono drammatici, come quello del Vajont, se almeno possono insegnarci qualcosa, almeno diamo un senso a quello che succede. E lo scopo era quello di, come dire, tentare una forma di riflessione, su uno stile di vita che ci siamo dati, uno stile di vita che, non è condannabile perché il benessere è assolutamente quello che dovremmo normalmente perseguire. Quindi non è, il progresso, non è il benessere, ma il fatto che comunque non ci si pone la domanda quanto tutto questo sia sostenibile. Nei periodi della cementificazione abbiamo stravolto la natura, abbiamo dato percorsi diversi ai corsi dei fiumi, sono tutte cose che ci sono effettivamente servite per il nostro progresso e per il nostro benessere, quindi bene. Però oggi ci troviamo di fronte ad una situazione completamente, radicalmente nuova e diversa. Il cambiamento climatico è qualcosa con cui dobbiamo fare i conti. Non possiamo più. Non ci sono più le mezze stagioni. Oggi, è oggi proprio, con il caldo che proviamo, ce ne rendiamo conto, non è più una frase fatta, è una realtà. E allora Paolini ha pensato di non essere solo a ricordare quella data, ma cercare di allargare questo ragionamento, questa riflessione, in maniera da fare un po' tesoro di quello che si è vissuto. E quindi ha creato questa rete. Ci sono 150 teatri, non solo in Italia, perché ce ne sono molti anche all'estero, che in questo momento, in contemporanea con noi, stanno facendo lo stesso identico rito. E diventa un discorso corale che non è fatto soltanto dalla presenza di un coro, ma anche voi siete coro e tutti i teatri e tutte le case, le biblioteche, le piazze che in questo momento stanno facendo la stessa cosa sono questo coro. Ed è per questo particolarmente bello vedervi così tanti, perché vuol dire che è qualcosa che sentiamo e che non è soltanto un'illusione di Paolini e di quelle 150 realtà che hanno risposto alla sua chiamata. Noi, nel rispondere all'appello di Paolini, abbiamo fatto a nostra volta un appello e hanno risposto 16 persone, 16 cittadini che saranno qui stasera su questo palco a fare appunto questo rito proposto da Marco Paolini, che è appunto la lettura del testo rivisitato del Vajont. È stato rivisitato da Marco Martinelli, che è del Teatro delle Albe qui a Ravenna. Lo ha trasformato, lo ha ridotto parecchio perché lo spettacolo è lunghetto,
lo ha ridotto parecchio e ne ha fatto comunque una lettura corale. Quindi adesso ci vedrete su questo palco a fare questa lettura corale con voi del testo di Paolini. Ovviamente, dal momento che, come dicevo, si tratta di cittadini, ci sono tutte le difficoltà del caso, quindi vi chiedo di essere anche molto indulgenti ed è per questo che c'è il regista, che normalmente il regista è imbucato da qualche parte, però in questo caso è qui con noi per sostenere e dare una mano a questo gruppo. Credo di avervi detto tutto quello che c'era da dire, per cui a questo punto, sala, si parte. Quanto vale un metro cubo d'acqua? Quanto vale un metro cubo d'acqua? Non c'è la risposta. Se qualcuno di voi lo sa, io posso fare una proposta, ma in ogni caso dobbiamo metterci d'accordo. Se non troviamo una risposta condivisa, non la sfanghiamo. Quanto pesa un metro cubo d'acqua? Quanto pesa un metro cubo d'acqua? Un metro cubo, un metro. Per un metro, per un metro, 1.000 chili, una tonnellata. Su questo ci siamo già messi d'accordo. Le frane si misurano a cubi e anche la portata d'acqua dei fiumi. Però occhio, un cubo fermo pesa 1.000 chili. Ma in movimento? Ma in movimento? Non è la stessa cosa. È una questione di accelerazione. La sera del 9 ottobre, 60 anni fa, dal Monte Toc si stacca una famosa frana, 260 milioni di cubi di roccia. Accelera da 0 a 90 km all'ora in pochi secondi. Più veloce di Usain Bolt. Piomba nel serbatoio dietro la diga del Vajont, solleva l'acqua che stava dentro. L'acqua forma una colonna. Davanti c'è il paese di Casso. È 230 metri sopra il livello del lago. Ma l'acqua lo sormonta e lo bombarda. Cascano masse e acqua da sopra, sul tetto delle case, sfondano le soffitte. Ma il paese non ha vittime. Si spezza quell'onda. Metà corre lungo le sponde del lago. C'è il paese di Ertoli vicino. Erto si salva perché c'è uno spuntone di collina che devia l'onda. E l'onda ritorna verso il lago a spazzare poi le spesse Pineda, frazioni che stavano lì sulle rive del lago. Il rumore! Il rumore! Diranno i superstiti. Il rumore! Il ponte della Motta era già caduto giù alle 6:30 del mattino e il fischio dell'acqua era diventato rombo. Ho il video fatto ai sesti alle 7:30, 8 del mattino, dove si vede proprio l'acqua fare delle onde alte 1 metro e esondare e tracimare dai sesti e veniva verso di noi, ma ci continuavano a dire che non c'era rischio. L'altra mezza onda passa sopra la diga, è alta, piomba in una gola, si chiama Forra del Colomber, è stretta, è profondissima, un canyon. Sbocca davanti al Piave, l'onda si abbatte, impiega 2 minuti esatti ad arrivare a Longarone, Pirago, Villanova, Faè. La mattina dopo è la radio a dare la notizia. Longarone non c'è più! Così l'hanno detto. La televisione trasmetteva solo poche ore alla sera in bianco e nero. Non ci potevi contare sulla televisione. Non c'era internet. Come cazzo si faceva prima di internet? Dovevi aspettare i giornalisti, gli inviati speciali. Il giorno dopo, Giorgio Bocca. Ecco la valle della sciagura, fango, silenzio, solitudine, e capire subito che tutto ciò è definitivo. Più niente da fare o da dire. 5 paesi, migliaia di persone, ieri c'erano, oggi sono terra e nessuno ha colpa. Nessuno poteva prevedere. In tempi atomici si potrebbe dire che questa è una sciagura pulita. Gli uomini non ci hanno messo le mani. Tutto è stato fatto dalla natura che non è buona e non è cattiva, ma indifferente. E ci vogliono queste sciagure per capirlo.
Non uno di noi moscerini vivo, se davvero la natura ci decidesse a muoverci guerra. Parole illuminate. È un altro grande scrittore, anche lui giornalista, Dino Buzzati, è di Belluno. Un sasso è caduto in un bicchiere e l'acqua è uscita sulla tovaglia, tutto qua. Solo che il sasso era grande come una montagna e il bicchiere alto centinaia di metri, e giù, sulla tovaglia, stavano migliaia di creature umane che non potevano difendersi. E non è che si sia rotto il bicchiere, non si può dar della bestia a chi l'ha costruito, perché il bicchiere era fatto bene, a regola d'arte, testimonianza della tenacia, del coraggio umani. La diga del Vajont era ed è un capolavoro, anche dal punto di vista estetico. Era ed è, perché la diga è rimasta su. Non come avevano scritto alcuni giornali in un primo momento con informazioni date al telefono: è crollata! La diga è lassù, solida, ancora lì, in piedi. La solidarietà internazionale. L'Hiroshima delle Dolomiti, Apocalisse delle Alpi, povera Longarone, povera Longarone! E come la fai la conta dei morti? Mica ci sono i corpi da contare, fai come in classe, conti gli assenti. E ci vuole un po'. Mica tutti gli assenti sono morti. Alla fine il conto è 1917 morti. Poi il giorno dopo, ma anche il giorno stesso, è stato un assassinio, strillano alcuni giornali. Pace, rispetto, niente polemiche, pace per il Vajont. E per far la pace, due giorni dopo, svuotano la valle di Erto e Casso, con i camion, con gli elicotteri. Li portano via tutti gli abitanti dalla valle del Vajont. Questo è quello che chiede un giornalista in mezzo a loro. Cosa farete da domani? Cosa fare non si sa, bisogna aspettare cosa dicono. Dicevano che la frana poteva verificarsi, ma dopo, verso novembre. L'uomo intervistato ha un accento diverso dagli altri. È indubbiamente siciliano, alla faccia di Franco Franchi. Adesso uno di voi potrebbe anche chiedersi: ma come cavolo fa uno nella vita ad avere il progetto di partire dalla Sicilia e andare a emigrare a Erto? Beh, quest'uomo lo fa. È l'oste, si chiama Giovanni e lo chiamano Zibibbo. Ha mantenuto i legami e si fa mandare quel vino dolce dalla Sicilia. La sua osteria è quella del Kral, l'osteria dove c'è la televisione. Cosa portate via? Portiamo via qualcosa, ma poi bisogna tornare a prendere l'importante. L'importante sono i morti. C'è gente qua che ne ha persi 3, 12. Gli uomini sembrano rassegnati. Le donne no. Signora, che effetto le fa lasciare il paese? Sto qua finché non mi porta via. 3 ne ho perse. Signora, che effetto le fa lasciare il paese? Ma mi lasci, per favore, non mi chieda niente, che non abbiamo bisogno di certe cose. Signora, che effetto le fa lasciare il paese? A me mi fa effetto lasciare le mie sorelle morte, no il paese. Ma perché non siete andate via prima? Perché avevamo la speranza che loro sapesse più di noi. 2 anni che se sapeva, era tutto sventrato lassù. Potevano far prima quel che dovevano fare. E adesso ormai l'hanno fatto. Ma perché non è stato fatto? Lo sanno loro. Noi, che abitiamo quasi vicino alla rottura dalla parte di Budrio, memori di quello che era successo nel 2019, quella notte siamo andati via. Loro sono andati via, ma io sono bloccata a casa. Con lo smart working e le scuole chiuse. Io ho pensato, magari chi ha la casa su 2 piani è meglio che porti la roba elettronica al piano di sopra, così in caso di evacuazione è già pronto. Noi invece alle 4 di mattina abbiamo evacuato le bambine perché non eravamo assolutamente tranquilli, nonostante ci dicessero che stavano monitorando la situazione. E noi invece siamo rimasti lì perché poi spostare gli animali non sarebbe stato semplice e volevamo capire se era proprio necessario andarsene
perché nel caso non sarebbe stato facile. E con i camion e gli elicotteri li portano via. In elicottero arriva il capo del governo, Giovanni Leone, che dice: che non si badi a spese, che non si badi a spese per questa gente che lascia le sue case, pago io, lo Stato, che non si badi a spese. E portano via tutti, svuotano la valle perché può esserci ancora pericolo. Sì, ma dopo che è finito il pericolo torneremo qua, no? Vedremo. Come vedremo? Vedremo cosa? Sai com'è le spese. Ma come le spese? Ma quello lì, il capo del governo, ha detto che non si badi a spese. Vabbè, ma si dice sempre quando ci sono le disgrazie. Ma sono stati attivati due aiuti a livello regionale. Il primo è un contributo in base a quanto tempo è passato fuori casa. Il secondo, invece, è un provvedimento di 5.000 euro per le prime cose da comprare. Io mi dico, cosa ci fai con quei soldi? Ma quando hai, non lo so, delle spese da 70, 80, 90 milioni... cosa te ne fai? Io penso a quelli che stanno in mia barabana. Loro hanno avuto l'acqua sotto per settimane. Cioè, ci hanno avuto talmente tanta acqua che se ne sente ancora l'odore. Gli impianti sono stati sotto, i muri sono stati sotto per giorni. Ci dovrà essere pure un perito tecnico che si occupi di valutare il danno e il risarcimento da dare, no? Con tempi che neanche immaginiamo. Ma con questi soldi cosa ci fanno? Questa gente avrebbe bisogno di molto di più. Ma quale disgrazia? È stato un assassinio! Shh! Ancora! Pace per il Vajonto, Giovanotto! Ho dibuto giù dall'elicottero! E portano via tutti dopo. Fa rabbia o no? Si chiama esodo forzoso. Avete idea di cosa significhi evacuare il paese? Non è mica una cosa così semplice. Uno va da una persona a dire che deve lasciare la propria casa. Questa persona può anche rifiutarsi e quindi si pone il problema di come metterlo in sicurezza. Alcune persone nelle campagne all'inizio hanno detto di no, ma quando hanno visto che l'acqua continuava a salire, hanno cambiato idea e alla fine siamo dovuti andarli a prendere con il gommone. È proprio difficile da gestire la paura, ma anche i bisogni, anziani, disabili, animali. E poi io vado davanti a una persona a dire che deve lasciare la propria casa. Ma con che diritto? Chi sono? Mi presento e dico che sono un assessore. Ma a che titolo? Un carabiniere forse è più facile, e anche a lui delle volte ci sono dei dubbi. Ma sarà davvero un carabiniere? Ma io? La prima persona che ho contattato mi ha detto: vattene via, non ti conosco. Un mese dopo c'era Dossolina, ferma, dura, gli occhi chiusi e vestita di nero. Sembra un corvo, il naso a becco, il mento a becco, anche il fazzoletto nero legato dietro la testa. Ma chi se la ricorda che in Italia, nei paesi, le donne portavano tutto il fazzoletto nero, eh? Al nord lo portavano legato dietro la testa, al sud legato davanti sotto il mento. La Dossolina sembra sulla luna. Non c'è un filo d'erba, solo sassi. Ogni tanto passa una macchina dietro di lei. Ma dov'è la Dossolina? Lo dice lei? Qua sono. Son. Prima persona plurale. A Longarone, dove che erano i miei figli. Prima vivi e dopo 6 minuti via, spariti nell'acqua. E passa una macchina, che si capisce che la strada è stata ricostruita un mese dopo. E vorrei sapere chi ha fatto questa roba e qual è stato il primo giorno che è stata successa la cosa. Che son sempre qua che pianse, per le mie anime perse, che non potem più catarsi. Catarsi? Nel suo dialetto vuol dire trovarsi. Credo che anche per i greci antichi catarsi voglia dire trovarsi. E vorrei sapere chi è i colpevoli e avere un mitra e fusilarli. E tace. Non ha mai fatto un discorso così lungo in tutta la sua vita, la Dossolina.
e da quel momento in poi tace e diventa un sasso. Dossolina sembra un nome da manuale di geologia, no? Una bella pietra nera. Non c'è nei manuali di geologia, ma la conoscono tutti i bambini nati da quelle parti, dopo. Perché ce l'avevano dentro gli adulti. Un sasso che cambia tutto. Sai com'è avere genitori sassi? Un blocco dentro, che non parla. Difficile da reggere quel peso addosso, dopo. Se si racconta una storia come questa, è perché nessuno può tenersela da solo una pietra così, dentro. Anche Tina aveva il sasso, la dosolina, dentro. Lei è quella del Vajont, Tina Merlin, che è quella che scrive. Ho seguito le vicissitudini, le resistenze, le paure dei montanari di Erto contro la Sade, non per impedirle di costruire il grande bacino idroelettrico del Vajont, ma per impedirle di compiere un delitto. La Sade sapeva da tempo che la valle del Vajont non era adatta a reggere la pressione di 160 milioni di metri cubi d'acqua. È per questo che da subito qualche giornale scrive: è stato un assassinio! Ma sono polemiche. Ma 20 anni dopo è il momento peggiore. Le polemiche sono finite, ma anche del Vajont non pare ricordarsi più nessuno. Sono ancora in corso i processi, che si trascinano così all'infinito. Le comunità smembrate, le polemiche tra loro, i litigi. Il momento peggiore. E la Merlin, che forse ha la dosolina dentro, scrive il libro Come si costruisce una catastrofe sulla pelle viva. Adesso sul Vajont, su YouTube, è pieno di video. C'è stato il teatro, c'è stato il cinema, ci sono le animazioni 3D con la caduta della frana. Il Vajont è la frana più studiata del mondo. Le Nazioni Unite l'hanno inserita tra i 4 avvenimenti più significativi sulle responsabilità umane nelle catastrofi. E allora? Che senso ha parlarne ancora? Ma perché il libro della Tina è diverso dagli altri, perché è un pugno nello stomaco, onesto. È un pugno partigiano che fa male, che ti fa sentire cos'è la dosolina. Tina non racconta la storia della povera Longarone, no, ma degli altri due paesi che stavano sopra la diga, Erto e Casso. E non la fa cominciare quando cade la frana, ma prima. È una storia di cubi, di montanari e della Sade. Una volta i libri di scuola delle elementari, i sussidiari, avevano un disegno più o meno fatto così. Allora, il fiume italiano, si parte da sotto. Scusa. E poi alla foce. Alla foce? Alla foce del alla fiume foce. C'è il porto. Porto. Ok, bene. Poi? Si sale il fiume. Si sale il fiume. E uh-huh. Si arriva fino alla città, lungo la il fiume. Città. Alla città. La città. Faccio i palazzi. Quindi, fai i palazzi. Faccio i palazzi. Una strada la faccio? Sì, è la città. Ormai l'ho fatta. Ma. Ok, i palazzi. Anche allora le facevano, va bene. Ci metto una macchinina. Ma sì, metti anche la macchinina. Ok. Quindi, si sale il fiume e si arriva fino alla città. Però si arriva alla città lungo il fiume. Lungo il fiume. Che è navigabile. Una barca. Una barca. Okay. Ci sta, una barca, ci sta. Così, a vela però, non le so fare le altre. Va benissimo bene. Così. Okay. Naviga. Naviga. Ci sono le fabbriche. Io la farei qua la fabbrica. Posso farla qua? Sì. Se c'è il ponte uno... Ci arriva, perché sennò poi li inquina, lo sai. Ecco, brava. Ok. Ci sono le fabbriche e poi si arriva alle montagne. Si arriva alle montagne. Eccole qui le montagne. E dove cominciano le montagne c'è la diga. Eccola. Sempre sui sussidiari. E dalla diga escono i tubi che portano alla centrale. E dalla centrale escono i fili. Sì, ora, come dai tubi escono i fili dopo anni di scuola resta un mistero. Comunque, vabbè.
Allora, okay. Comunque ci sono i fili. Okay. I fili arrivano. Traliccio. Perfetto. È un traliccio. Lo capite che è un traliccio? Ok. Andiamo. Allora, okay. I fili arrivano alla città. Alla città. Un altro traliccio ci sta. Sì. Ok. I fili sono arrivati alla città. Alle fabbriche. Alle fabbriche. E al porto operoso. E al porto operoso. Ok. Ah, quindi è operoso. Operoso. Sui sussidiari il porto è operoso. È operoso, certo. E fornivano quello che serviva. Questa era la sintesi del libro di scuola. L'Italia è un paese povero di risorse, ma ricco di energie. E cos'è l'energia? L'acqua. Eravamo ecologici prima di tutti. Noi con l'idroelettrico avevamo una marcia in più. E chi se ne frega se non abbiamo il carbone? Noi con l'acqua facciamo tutto. Ora sostituite la parola porto operoso con la parola Venezia. Oh. E battezzate il fiume Piave. Tolgo la barca, non so dove mettere. Non volevo Piave, togliere il ponte. Sì, Piave, si capisce che è Piave. Ora, lungo il corso del Piave, a partire da un secolo fa, la Sade iniziò a costruire impianti idroelettrici, dighe e centrali. Il Piave nel progetto Sade doveva produrre il 15% del fabbisogno energetico italiano su un unico fiume. Un progetto colossale. Allora, chi è la Sade? Un monopolio! Adesso, spiegare cos'è un monopolio. Allora, parliamo di Monopoli, il gioco di ruolo. Sì. Che avete mai giocato a Monopoli? Puntate tutti a Viale Giardini, Parco della Vittoria. Chi è che si prende l'acqua potabile? No, i da sfigati, la centrale d'acqua potabile, la centrale elettrica, le stazioni. Ti danno una rendita bassa e fissa e non ci fai niente. Allora, chi è il monopolio? È quello che, una volta che si è comprato la società acqua potabile, invece di prendere le 20.000 lire, può decidere di cambiare le regole del gioco e fissare il prezzo a suo piacimento. La Sade era un monopolio idroelettrico. In Italia ce n'erano diversi. Una società chiamata SIP in Piemonte, la Edison in Lombardia, la Sade in Veneto e poi altre società in altre parti d'Italia che producevano energia elettrica. La Sade vuol dire anche Giuseppe Volpi, conte di Misurata. Quello della mostra del cinema. Quello della Coppa al miglior attore. Quello della catena italiana dei grandi alberghi. Quello di Porto Marghera. Il creatore di Porto Marghera. E mille altre cose, vabbè. Il conte Volpi è una figura straordinaria. Diventa ministro delle finanze del governo Mussolini. Come ministro fa varare al governo una legge che finanzia a fondo perduto fino all'80% i nuovi impianti idroelettrici. Cioè lui! È lungimirante o no? Poi diventa antifascista in Svizzera. Poi diventa strenuo sostenitore di qualunque governo in carica nella Repubblica Italiana. Cioè, è uno splendido esempio di adattamento evolutivo della specie Homo economicus alla questione dell'ambiente politicus. La Sade viene costruita da Volpi e alla sua morte, che avverrà prima della costruzione della diga del Vajont, passa a Vittorio Cini, anche lui conte. Provate a dire Cini a Venezia, Volpi, Cini, sono nomi importanti, eh? Sono i padroni, questo dice l'avvocato Canestrini nell'inquisitoria del Vajont. Ma sentite oggi questa parola. Com'è antica, nemmeno più ideologica. Sembra parlare di medioevo, sembra parlare di autonomie. In un certo senso un monopolio è come una contea, un marchesato. È qualcosa di indipendente dall'insieme di cui fa parte. Per esempio, se c'è l'imperatore, il conte ha il controllo sulle sue proprie terre
E l'imperatore non interviene direttamente. Ecco, è la stessa cosa. L'avvocato Canestrini dice che a un certo punto i veneziani pagavano la corrente il doppio dei parigini. Ma che ne sanno i veneziani di quanto costa i parigini? Se sei monopolio, caselle del monopoli, lo decidi tu il prezzo, no? A tutto questo, però, corrisponde anche un momento storico in cui l'industria idroelettrica è sinonimo di cambio di stile di vita. La corrente è civiltà, l'illuminazione, le lampadine, è un altro vivere. E dunque, per vivere meglio ed utilizzare tutto quello che stiamo creando, il prezzo da pagare è che da qualche parte bisogna sacrificare un po' di terra per il benessere di un intero paese. La montagna, le sue vallate, non certo quella che adesso è considerata la destinazione ideale per le nostre escursioni. Al tempo erano un vuoto a perdere, era un mondo antico rispetto a tutto quello di cui stiamo parlando, e dunque la candidatura a terreni sacrificabili è quella delle valli alpine. La Sade ha già costruito una serie di impianti. Il progetto del Grande Vajont è degli anni 1939-40. Lungo il corso del Piave, la Sade costruisce un quindicesimo dell'energia elettrica. C'è un problema tecnico. Il Piave, che sarà anche sacro alla patria, ma in certe stagioni è agro. Il Piave d'autunno. Acqua finché vuoi. Ma d'inverno. Songiata. In primavera col disgelo. Acqua finché vuoi. Ma d'estate. Son secco. E come fai a dire alle aziende, guarda, ti do corrente di stagione? Occorre trovare un dispositivo che permetta di mettere via la corrente, no. Neanche adesso abbiamo pile sufficienti a conservare la corrente. Ma l'acqua, sì. Hanno già costruito una serie di impianti lungo il Piave e i suoi affluenti. Ora progettano di costruire un serbatoio in una valle più bassa delle altre, dove avere una riserva d'acqua da impiegare e investire nel momento in cui ce ne sarà di meno nel fiume. Bisogna industrializzare un fiume. Bisogna fare una banca dell'acqua. Secondo il WWF, è indispensabile un'azione di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, perché è sempre stato l'intervento dell'uomo che ha regimentato i fiumi a moltiplicare i danni e le perdite delle vite umane. Noi abbiamo bisogno di un governo più efficiente del territorio, perché è dare natura e dare spazio alla natura che è la miglior cura per il nostro fragile terreno. Per esempio i fiumi. Gli eventi calamitosi che hanno determinato questi scrosci d'acqua, che non sono più scrosci, ma che sono vere e proprie bombe d'acqua. Quindi tantissima acqua in uno spazio temporale ristrettissimo, hanno messo a nudo la fragile politica del territorio. D'altronde il nostro territorio è veramente martoriato. Noi i fiumi li abbiamo modificati, abbiamo modificato il loro corso, abbiamo iniziato a rettificarli, abbiamo tolto completamente il reticolo dei fiumi. Per esempio anche le aree perifluviali sono state completamente dismesse. Insomma, tutto ciò non fa altro che provocarci grossi danni. D'altronde il problema grosso... Stop, basta! Ok? Basta, stop! E che è? Cos'è sta roba? Scusate, ma cos'è sta roba? Quello che stanno dicendo. Ma cosa? Ma lo vedete? Sì. Questo è il pubblico? Sì. Vedi che là in fondo c'è anche delle telecamere? Sì, due. Sì. Cioè, sono stato paziente fino adesso, però basta. Cosa state dicendo? Ok? Stiamo girando un filmato. Vedi, lì c'è il pubblico. Ok? C'è il pubblico. Stiamo facendo... Il racconto del Vajont. Oh, bravo! Ecco! Certo. E allora cosa c'entra quello che stai dicendo? Cosa c'entra quello che state dicendo? Eh?
Andiamo avanti, per favore. Cos'è? C'entra comunque. E ditelo che ci volete rovinare, dopo tutto volete... quello che abbiamo fatto. E che cavolo? Rovinarla? No! Noi vogliamo solo raccontare una storia. Guardi, è una storia piccolina, non è così importante come questa, no? E poi non ci sono neanche stati dei morti. Quindi non c'è neanche qualcuno da accusare, non c'è un colpevole vero e proprio, qualcuno da accusare, no? E poi in fondo mica hanno perso le case i cittadini, che non sono andate distrutte. Sì, saranno un po' da rifare, chissà quando, però... È una storia piccola, è come le dico, è una storia fatta di piccole cose, di pareti allagate, di impianti da rifare. Le medicine, ho dimenticato di prendere le medicine. Hai 10 minuti per sloggiare e in 10 minuti cosa fai? Cosa prendi? Il gatto, l'ho lasciato in casa. E i ricordi? Le foto del matrimonio. La laurea di mio figlio. Io ci avevo... tutti i miei giochi laggiù. Io sono un radioamatore, sa. Avevo un'antenna altissima sul tetto, potevo parlare con chiunque. Ma nello scantinato avevo tantissime radio. Non ho più nulla. Insomma, gliel'ho detto, è una storia piccola. È la storia di Selva Malvezzi. Però potrebbe essere la storia di chiunque. In un qualunque posto. Soprattutto di coloro che magari non si aspettano neanche che gli possa capitare, perché... Però ammettiamolo, chi è che di noi non vive secondo un modello di vita a cui non sappiamo, non possiamo o non vogliamo rinunciare? Ma vuoi proprio che capiti a me? Ecco appunto, è la storia di tutti. Guardi, l'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dice che l'Italia, lo sappiamo, è un paese che in pochissimo spazio ha una varietà incredibile di tipologie naturali, fisiche, del territorio. Noi passiamo in un attimo dalle montagne alle pianure, alle colline, di nuovo alle montagne, alle pianure e al mare. Tutto questo non ha fatto altro che antropizzare il territorio. Mi spiego meglio? No. Sì, mi spiego meglio. Significa, non ho capito, significa che l'uomo ha costruito e modificato il territorio. Guardi, sì. Lo fanno tutti in natura, anche gli animali. Beh, insomma, gli uccelli fanno i nidi, i mammiferi fanno le tane. Ecco, l'uomo fa la stessa cosa, magari un po' più velocemente. E anche, forse a volte anche meglio. Però, per esempio, prendiamo le dighe. Quella del Vajont, per esempio. Posso? Scusa. Interessante. Ascolta. È venuto giù un sacco d'acqua. Sono eventi imprevedibili. Ok? Capita. Poi lo sanno tutti che da queste parti ci sono le nutrie. Certo. Allora diciamo che non ci sono più le mezze stagioni. Ma cosa dice? Qui il problema è il cambiamento climatico. E le povere nutrie lasciamole stare, perché quello che fanno loro è davvero poca cosa. Il problema principale è che negli ultimi anni in Italia la corsa al consumo del suolo è cresciuta ovunque tantissimo, più di 2 metri quadrati al secondo. Esatto. È interessante. Ma cosa c'entra adesso con la storia qua del Wyoming? Come cosa c'entra? C'entra e come? C'è l'uomo, c'è l'acqua, ci sono le persone. Va bene, ok, bella, interessante. Possiamo andare avanti però? Certo. 850 abitanti, 9 osterie. Casso. 450 abitanti, 2 osterie. Selva Malvezzi, 600 abitanti circa, un ristorante, rinomato però. La media premia Erto, che quindi fa capoluogo. Le osterie sono luoghi importanti di vita sociale. Ce n'è almeno 2 di osterie importanti a Erto. Quella di Pilin, l'osteria dove c'è la Cate, che fa la sindachessa e la tabaccaia, e della moglie del Gallo, che è anche il dottor e il capo del comitato. E poi l'osteria di Zibibbo, l'osteria del Kral. Qual è la differenza? Allora, Zibibbo ha la televisione e la Cate ha il telefono.
Ora, se devo telefonare vado dalla Cate, se devo vedere la televisione chiaramente vado da Zibibbo. Oggi c'è lo smartphone, sarà per questo che a Selva non ci sono osterie. Ertu e Cascio è un mondo separato, che è un catasto lungimirante riunito in un unico comune, che non si può pronunciare senza commettere turpiloquio, Ertu Casso. Ma sono separati da sempre. Gli Ertani sono arrivati prima, parlano un friulano ladino, i Cassani sono arrivati dopo, mettendosi sui terreni rimasti liberi che erano più poveri, ma sono più vicini al Longarone, quindi parlano più il veneto cadorino, divisi in tutto. Le uniche parole in comune? Le bestemmie. Si vedono i campanili inclinati indietro per spingerle. E i parroci hanno rinunciato a estirparle perché dice che esula dalla missione pastorale. Perché la bestemmia non c'entra con la religione, ma con la sintassi. Cavi la bestemmia, non scorre più il discorso. La religione è un'altra cosa. A Ertu fanno una processione del Venerdì Santo che i vescovi a un certo punto hanno proibito. Per eccesso di passione. Mettevano troppa passione nel frustare Cristo e nello spogliarlo en plein air, poi con quelle temperature. E poi dimenticandosi del Giuda impiccato sull'albero, nell'incoraggiare i centurioni a son di esclamazioni non proprio latine. E c'era troppa passione. Tra le conseguenze, alla domenica di Pasqua gli uomini non si erano ancora rimessi per andarci e quindi si vedevano solo le donne. Oh, a Selva la parrocchia è veramente forte, piccola sì, ma testarda e forte. Oh, inutile dirlo, la Spending Review ha avuto a che fare anche con le chiese, si sa. E prima c'erano due preti, uno per Molinella e uno per Selva e San Martino. E si sa, sono due costi, quindi tagliamo un prete e quindi gli Ertani. La parrocchia di Selva però non ci sta a rinunciare, no no, si sono battuti e ce l'hanno fatta, parrocchia aperta e il prete va a dire messa. La Sagra di Selva è la più frequentata di tutto il comune di Molinella. Carità energie! Sono gente dinamica, pratica, solare, non devi neanche chiedere. Non è che potete organizzarci questa cosa per fare al paese? Pronti! Sono paesi vivi, diversi da come uno se li immagina, non sono rigidi, ma è un mondo antico, dove ci sono più bestie che abitanti, tra pecore, vacche, maiali. L'economia dipende da quello, agricoltura povera. Selva è storicamente una comunità molto unita, è nella solidarietà, ma soprattutto nella sua testardaggine. È tosta! La generazione di mio nonno, che ha 95 anni, era molto legata, come poteva essere in tutti i comuni 80 anni fa. Tutti a Selva hanno un soprannome, cioè nessuno conosce mio nonno col suo vero nome. Se dico Igino... Chi? Se dico la Zolla... Ah! Guarda che... È così anche per la nostra generazione, eh? Sì, sì, per chi va, per chi torna. Rimane comunque molto legato al territorio. Sarà perché, essendo una comunità micro, no? Rimangono tutti uniti, come posso dire. Fa da catalizzatore per le altre persone. È una cosa che si sente. Grazie. Beh, è interessante, però, scusate, non c'entra niente. Potremmo andare avanti con la storia, Corifeo? Continua, per favore, grazie. L'apertura del cantiere porta stipendi e dunque anche un salto sociale non indifferente. Ma ve l'immaginate la Gilera? Ma ve l'immaginate la Moto Guzzi? Ve l'immaginate le pentole a pressione? La pentola a pressione è una creazione tutta italiana, esattamente di quegli anni, gli inizi degli anni 60. I tedeschi la facevano in ghisa, la pentola a pressione. Ma te lo immagini che schifezza. La nostra ha il coperchio d'acciaio, si piega come una diga a doppio arco, elegantissima e funzionale. È un mondo che sta cambiando
e attraverso le tracce del benessere, in qualche maniera, ne fai parte. Devi farne parte, perché il mondo vecchio te lo stanno portando via. Costruire un serbatoio vuol dire espropriare la terra. E gli espropri sono fatti per un'opera di interesse pubblico. I comuni vendono subito. I privati, che non vogliono vendere perché la Sade paga poco, non ottengono un granché. Ci provano a fare il comitato, poi qualcuno molla. Qualcuno dice che la Cate, la sindachessa, ha tradito, ha venduto in proprio, a un prezzo maggiorato. Provano a resistere. All'inizio, con il lago più basso, andavano sotto solo alcuni terreni. Ma adesso, con il lago più alto, vanno sotto anche alcune case, stalle, terreni, per loro più importanti. La Sade paga comunque pochissimo. Provano a fare il comitato. Si riuniscono alla baracca del Kral, da Zibibbo, a protestare. Che tiro col sciopo! Nona, sta calma! Non è i tedeschi questi! Ma e me porta via la terra? E a chi non vende la Sade impone la vendita forzosa. Che vuol dire? Vuol dire che esiste una cosa chiamata cassa, depositi e prestiti, dove verranno depositati i soldi dell'esproprio. E tu dovrai a modo tuo dimostrare di essere il proprietario del terreno per il quale dovresti riscuotere. Ma quando è morto il nonno, sei andato dal notaio a fare la voltura? E quante generazioni sono che i terreni passano da uno all'altro così, tacitamente? È praticamente indimostrabile la proprietà alla cassa depositi e prestiti. Quindi se li vuoi i soldi subito, pochi e maledetti. Altrimenti perdi tutto. Lo so che gli espropri sono brutti, ma d'altra parte stanno costruendo qualcosa che strategicamente dovrebbe avere un valore di interesse pubblico. E in ogni caso... Sveglia! Sta cambiando il mondo! Carlo Semenza è un grande progettista. Il progetto del Vajont lo ha immaginato assieme a Giorgio Dal Piazza. Ma nel 57 Dal Piazza, se non ha ancora 90 anni, poco ci manca. E insomma, non può sgambettare ancora su per il Vajont. Semenza, a sua volta, costruendo dighe in giro per il mondo, ha incontrato dei colleghi della scuola famosa di geologia austriaca. Von Terzaghi. Si chiama così il luminare austriaco che sta cambiando l'approccio a questa materia. La geomeccanica è la scienza che studia l'impatto delle costruzioni sui terreni. Non c'era prima della guerra, eh? È roba nuova. Semenza ha conosciuto un austriaco. Si chiama Leopold Müller, allievo di Terzaghi. È conosciuto facendo dighe in Giappone. È un ingegnere come lui, parlano la stessa lingua, ma da ingegnere è diventato anche professore di geologia. Insomma, è quello giusto. Mentalità da ingegnere e conoscenze da geologo. Müller accetta per amicizia la consulenza, il lavoro per fare indagini sulle sponde del Vajont. E inizia la famosa scenetta di Müller con i suoi carotaggi. Esplora sotto la sponda sinistra del Vajont. Ora immaginate che io sia alla diga del Vajont e qui la sponda destra. Ci sono i paesi di Erto e Casso. Dall'altra parte c'è il Monte Toc. Müller carota il Monte Toc. Carota dall'altra parte, anche dove ci sono i paesi. Entra negli orti, pianta carotaggi. Cosa fa? Carotaggi! Maria, vien vedere Istriaci che pianta carote col picco. Le indagini di Müller vengono consegnate all'ingegner Semenza. Il terreno sotto Erto è compatto, ma il problema è dall'altra parte. A dire il vero, se ne stanno già accorgendo che dall'altra parte, sotto il Monte Toc, le cose non siano come dovevano essere. Se ne sono accorti scavando la strada perimetrale. Questa strada non era prevista nei progetti, ma se da un lato della valle ci sono i paesi e dall'altro i terreni migliori, gli ertani da sempre attraversano la gola su passerelle di legno e superavano l'orrido. Tutta roba che verrà sommersa dal lago nuovo. E così era stata progettata una passerella pedonale proprio sotto il comune di Casso per andare dall'altra parte.
Sì, ma quando il lago era più basso, quando la diga era più bassa. Adesso che la fanno 66 metri e 50 in più, la passerella non la fanno più e hanno deciso di fare una strada perimetrale. Che per andare dall'altra parte bisogna fare tutto il giro, solo che è lunga, sono chilometri. Il lago è lungo 8 chilometri. E perché non la fate la passerella pedonale? Ma perché il terreno non lo consente. Fe la diga più alta del mondo e stes terrain non tiene una passerella pedonale? E chi glielo spiega agli abitanti di Erto e Casso che la loro vallata ha una microvariabilità geologica pressoché unica al mondo? Non trovi 100 metri dello stesso tipo di struttura di roccia. Facendo la strada perimetrale, hanno cominciato a trovare fessurazioni nel terreno. All'inizio nascondi, copri, però poi arriva Müller che dice: sotto al Monte Toc ho identificato una massa compatta che mi è difficile stabilire, perché con le mie indagini non posso ancora accertare la profondità di questa massa, ma suppongo si tratti di una massa di 50 milioni di cubi. E chiede indagini supplementari, 8 tipi di indagini supplementari. Carlo Semenza è uno dei migliori progettisti, non ha alcuna competenza geologica, ma se Müller gli chiede 8 indagini supplementari, lui le fa. E a chi le affida? A due geologi italiani, inizialmente uno solo, si chiama Edoardo Semenza. Sì, è suo figlio, anche perché è un giovane da poco laureato poi, anche lui allievo di Dal Piazza. A lui si affianca Franco Giudici, anche lui laureato da poco. Sono due giovani che sgambettano lungo la valle del Vajont per fare le indagini che ha chiesto Müller. Solo che se questa storia l'avesse scritta chissà chi, mentre fanno tutto questo, la domenica di Pasqua del 1959 cade un'altra frana. Guardate, questo non è strano, eh? Da noi cade una media di 2 frane al giorno. Sono almeno 1000 anni da quando abbiamo cominciato a registrare le frane che abbiamo questo conteggio. Noi abbiamo una frana a pasto e una a cena. Siamo il paese d'Europa che ha più frane di tutti gli altri messi insieme. In realtà la gente del posto le cose le sa da sempre. Prendiamo ad esempio Lidice. La situazione nelle frazioni di Selva Valvezzi e Butrio la si conosce da tanto. È che non si dovrebbe sempre correre dietro all'emergenza, ci vogliono anche interventi pianificati. Ma infatti c'è anche un documento scritto dalla regione nel 2005, è piano straccio per un assetto idrogeologico che parla di queste cose e dice cosa c'è da fare per tutti i fiumi del nostro territorio. Per esempio, per lì dice: ci sono gli argini bassi, quindi bisogna alzarli, bisogna allargarli. Ma questi argini sono artificiali, sono infrastrutture idrauliche, sono sostanzialmente una diga, però vanno tenuti efficienti per tenere l'acqua dentro e per rispettare il livello di sicurezza, perché se lo si supera, l'acqua tracima e può succedere nei casi di piene eccezionali, però l'argine non si deve rompere. Gli argini non sono progettati per potersi rompere, quindi un argine non deve proprio rompersi. Ma allora, perché poi si rompe? Questi sono argini degli anni 30-40 e allora ci si prendeva cura degli argini. Sì, si dragavano, si pulivano, si raccoglieva la legna. Certo, sì, si sfruttavano, per l'amor di Dio, però si tenevano curati. Adesso non si può più fare. Adesso sono diventati sito di importanza comunitaria e quindi bisogna lasciarli stare. Ecco, pensavo, io cammino spesso lungo gli argini, con i cani, con i cavalli, li conosco bene. Però ci sono alberi e non uno, ma tanti, quasi un bosco. E se sono diventati un bosco, non sono lì da un giorno, ma da anni. Forse c'entra qualcosa? In effetti c'entra, perché gli alberi non dovrebbero starci, perché creano turbolenza.
Un corso d'acqua dovrebbe scorrere dritto, avere un flusso laminare, cioè l'acqua dovrebbe scorrere parallelamente uno sopra l'altro. Se avvengono delle turbolenze, queste turbolenze cosa iniziano a fare? Iniziano a scavare lateralmente, incominciano a mangiarsi la terra, a portarsi dietro i detriti, a portarsi dietro dei legni e a scuotere gli alberi. E con gli alberi che si scuotono iniziano a scuotersi anche le radici. E le radici sono attaccate alla terra, la terra degli argini. Ora, se un argine è antico, ecco, allora lì ci sono delle piante antiche. Vuol dire che queste piante hanno delle radici profonde e non succede nulla. Ma se un argine è artificiale, quindi è, passatemi il termine, moderno, recente, e ci crescono sopra delle piante, ecco, allora queste radici sono, non sono ben profonde, sono superficiali. Arriva l'acqua, arriva una piena, arrivano le turbolenze dell'acqua, scalzano l'argine e lo rompono. Sì, ma vi sembrano queste condizioni normali, eh? Non piove per dei mesi e poi tutto ad un tratto tutta quest'acqua. Scusate, per piacere, è interessante, però possiamo andare avanti con lo spettacolo, per favore? Grazie. Sì. 710, che cos'è? È un trampolino per arrivare a quota 722? Non lo so. So che chiedono quota 715, ma quando arrivano a 710? Il 2 settembre 1963 il Vajont tira una stecca. Un terremoto forte che si sente anche a Longarone e che provoca allarme nella popolazione. E guardate, la terra tremava spesso lassù, succedeva. Ma il 2 settembre la scossa è fortissima. Il comune di Erto, dopo la scossa del 2 settembre, scrive: «Allene il Sade, al Genio Civile, alla Prefettura di Udine, al Ministero dei Lavori Pubblici. Constatato che la popolazione sta vivendo in apprensione e in allarme, considerato che altri queste cose minimizzano, ma che la nostra gente questo comporta la sicurezza e la vita degli averi, questa amministrazione fa nuovamente presente le sue preoccupazioni e i propri dubbi sulla stabilità delle sponde del lago di Erto ed esige la sicurezza e la certezza che il paese non vivrà nell'incubo del pericolo prossimo o remoto, che non subirà danni né alle persone né alle cose. Se poi nominata certezza e sicurezza codesto ente non può dare, come si può interpretare dal vostro telegramma. Ecco, noi invece qui abbiamo acquistato casa qualche anno fa. Al suo posto c'era una vecchia casa colonica distrutta. La regione, per una forma di mantenimento del paesaggio, per non eccedere troppo nel rubare terra e cementificare, non consente di costruire nuove abitazioni. Però, per favorire il ripopolamento delle campagne, consente il recupero del patrimonio edilizio, ossia i ruderi. E così può capitare un giorno che si abbia voglia di scappare dal caos della città, trovare un proprio spazio, farne il proprio rifugio dove andare dopo una giornata di lavoro. E quindi noi un giorno abbiamo avuto questo pensiero di ritirarci in campagna, magari immaginando anche di invecchiare sereni lontano dai ritmi frenetici della città. E abbiamo acquistato questo rudere, lo abbiamo rimesso a nuovo. Ne avevamo fatto un gioiellino, doveva essere il nostro nido sicuro. Però se ho la possibilità di abitare nei pressi di un argine, io penso di poterlo fare. Cioè, io poi alla fine vengo dalla città, io cosa ne so, io di fiumi, di argini, di alluvioni. Se mi danno il permesso, io l'unica cosa che so è che non devo avere preoccupazioni. Da 100 anni a questa parte sono cambiate molte cose nel nostro territorio. Ci sono più campi, ci sono più case, più strade, più ponti. C'è stata una vera e propria trasformazione del territorio che ne ha cambiato proprio l'aspetto. Più semplicemente, ci sono molte persone che sono venute ad abitare in posti molto più vicini al fiume. E 100 anni fa nessuno abitava così vicino al fiume.
Che quella pioggia sia stato un evento eccezionale è un dato di fatto. Ma la pioggia non si può prevenire, ma le conseguenze sì, ed è su quelle che dobbiamo agire. Dobbiamo metterci in testa che non saranno più eccezioni. Bisogna studiare un piano di prevenzione per Selva, ma non solo per Selva, proprio per tutto il territorio, con dei meccanismi di contrasto per futuri eventi, ma anche di supporto in caso di danni. Vedete, quando un fiume rischia di straripare, vengono aperte delle paratorie in tratte del fiume che sono vicino a zone abitate. E in questo modo si riduce la portata di una piena facendo defluire l'acqua in questi bacini d'espansione, che sono appunto delle sacche fatte apposta per raccogliere quest'acqua. Però mi sembra chiaro, come abbiamo visto, che non sia più sufficiente. È vero che era una situazione un po' così, che il terreno era incredibilmente secco. È vero anche che nelle valli il terreno era ancora molto bagnato, perché l'avevamo appena finito di drenare dalla precedente alluvione, quella di inizio maggio. Sì, maggio, sì. Quella di inizio maggio. E quindi era ancora molto bagnato. Ciò vuol dire che questi non saranno più eventi eccezionali. Ciò vuol dire che bisogna tenerne di conto. Scusate. No. No. Adesso non la finite così, mi avete incuriosito. Datemi avanti, voglio sapere come continua. Forza? Ma veramente non vorremmo disturbare. No. Lei non aveva uno spettacolo da portare avanti? Ascolta! Grazie. Non ti preoccupare, non disturbi nessuno. Ho detto che mi sono incuriosito, adesso voglio sentire. Possiamo andare avanti? Possiamo ascoltarla, questa storia? Tanto sono io regista, per cui possiamo farlo. Dai. Voglio sentirla, adesso me la raccontate. Oh! Punto. L'acqua è molto, molto potente, molto alta fin dalla mattina. Chiude la provinciale, il tratto del ponte. È mezzanotte, siamo tutti su quel ponte. Sindaco, assessori, protezione civile, tecnici, carabinieri, tutti. L'acqua è altissima. Il boato è fortissimo. L'acqua sta tracimando. È notte, è buio, è pioggia di rotto. L'unica cosa che si vede è che a San Martino l'acqua scorre lungo il canale di Scolo, supera il livello, tracima. Le case sono proprio lì, sotto l'argine. Ci sono delle persone da salvare, ci sono degli anziani. Ho la bombola d'ossigeno, come farò a scappare? Mentre stiamo portando via le persone da San Martino, l'indice si abbassa. All'improvviso. Si è rotto qualcosa dall'altra parte. San Martino non è più l'unico problema. L'acqua altrove! Di fianco all'Idice scorrono il Sesto Alto e il Sesto Basso, due canali di bonifica che portano l'acqua dell'Idice alle valli. Il livello dei sesti si è alzato all'improvviso. La rottura deve essere un punto tra la Motta e Selva, certamente, ma quanto sarà grande? È notte, è buio, è pioggia di rotto! Abbiamo due fronti. San Martino deve acquare perché l'Idice può sempre tracimare e la Motta è vedrana perché l'acqua arriva altissima. L'acqua tanta! E tanta e potente! Per la sua naturale pendenza non può che andare a valle! A Selva Malvezzi! Alle 4 del mattino arriva il messaggio nella chat del nido. L'argine ha rotto! Ma cosa dobbiamo fare? In mia rondanina la gente vede i lampeggianti blu. Ha paura. C'è pericolo! La situazione è monitorata, ma la paura è tanta lo stesso! Tutta notte il fischio dell'acqua dietro casa! La mattina, il rombo dell'acqua! Era già successo nel 2019. Le acque si spingono tra le campagne, lambiscono le case e attraverso i sesti fluiscono via! Sì, ma questa volta l'acqua è tanta, tanta di più! 4-5 volte di più!
va verso le campagne, entra nelle valli, va verso valle, va oltre. Distrugge l'argine, trascina detriti e tutto ciò che trova. Cambia il suo corso, corre accanto al suo letto, sbatte alla prima cosa alta che trova. L'argine nel sesto alto, riempie là il sesto, tra cime e corre, corre nelle campagne di selva. Tutta notte il fischio dell'acqua. La mattina il rombo dell'acqua. Ormai è mattina, sono stanca, siamo tutti stanchi. Vorrei andare a casa e riposare un po'. Alle 9 c'è l'appuntamento in comune con le persone che abbiamo evacuato. Mi faccio una doccia, mi faccio 10 minuti. Ma alle 6:30 le prime notizie, è crollato il ponte. È crollato qualcosa che non ti aspetti. Si interrompono immediatamente tutti i collegamenti con selva. E fino a poco tempo prima eravamo tutti su quel ponte, tutti! Sono interrotti anche i collegamenti tra Budro e Molinella, tra selva e Molinella, la frazione isolata. Bisogna evacuare la gente di selva. In tempi normali selva e Molinella sono 10 minuti. Sì, ma in questo caso si fa il giro dell'oca. Selva, Budro, Mezzolana, Molinella, sono 40 minuti. Povera selva, povera selva! Com'è possibile che alle 8 del mattino l'acqua era lì e nessuno sapesse dire che selva era da evacuare? Io ho chiesto, ho provato a chiedere alle 9:30, ma cosa devo fare? Ah, o va via adesso o va via fra un'ora. La protezione civile andava avanti e indietro e non sapeva esattamente neanche lei che cosa stava succedendo. Non sapeva i nomi delle strade, non ci sapevano dare informazioni. Io le informazioni non le ho mica avute dalla protezione civile, ma da una mia amica. La situazione è estremamente difficile. Servono persone. Infatti arrivano in aiuto la protezione civile del Piemonte e del Veneto. Ma anche la protezione civile regionale, che segue tutte le operazioni dall'inizio dell'allerta, ha bisogno di tempo. E sono persone che non conoscono il territorio, ci vuole tempo per capire, anche con la migliore organizzazione. Bisogna orientarsi, capire. Sì, solo che in momenti come questi, la prima cosa che salta è la comunicazione. Ci si parla, ma in qualche maniera non ci si capisce, il messaggio per qualche motivo, in qualche modo, non passa. I primi giorni vedi le persone abbastanza arrabbiate, è più facile prendersela con qualcuno che rappresenta qualcosa, con qualcuno a cui lanciare qualcosa addosso. Hai voglia di parlare di cambiamento climatico? Cosa fai? Te la prendi con lui? Non ti dà soddisfazione? Non... Purtroppo, quando ci capita qualcosa, tendiamo sempre a cercare un responsabile, un colpevole, su cui riversare la nostra rabbia e la nostra frustrazione. Ma poi, a mente lucida, ti rendi conto che quello che poteva essere fatto in quel determinato momento è stato fatto. E comunque, dopo, anche ai più fortunati come me, che a parte la paura non ho avuto danni, rimane comunque sempre dentro qualcosa. Io il giorno dopo sono andata con mio padre a vedere la situazione e ho ancora negli occhi l'immagine di quei pezzi di case che escono fuori da quel mare di acqua. Ma quella è la casa di... È stato un pugno nello stomaco. Non è cattiveria. Hanno perso la casa. È rabbia. È paura. E tu cosa puoi fare? La devi assorbire. Poi arrivano i carabinieri. Questa è la situazione. Hai 5 minuti. Tu entri dentro, hai l'acqua alta dentro casa. Cosa prendi? Io ho preso 2 copertine. Non so che cosa dovevo prendere, ma ho preso 2 copertine. Ho anche chiamato mia moglie. Che cosa prendo? Ho preso 2 copertine. Perché? Perché quando sono uscite le ho viste e le ho prese. La notte, in albergo, ho dormito con quelle 2 copertine. È l'unica cosa che mi è rimasta. Io invece da bambina sono stata alluvionata e mi ricordo tutto benissimo. La mia bambina invece non doveva capire niente. Dovevo solo andare via. Non ho salvato nulla. Io a lavorare e mi telefona la mia vicina di casa e mi dice che è passata la macchina per dire di evacuare.
Beh, io non ero subito lì, ero distante. Sono venuta via, beh, era un delirio, c'erano le strade deviate, i ponti crollati. Ci ho messo un'ora ad arrivare. Quando sono arrivata lì, l'acqua c'era già. Ho preso sui gatti, poi stavo per prendere qualcos'altro, ma è andata via la luce. La protezione civile cercava di mantenerci calmi e ci diceva, ma sì, tanto domani tornerete. Non posso dire che abbiano agito male. Magari sono solo partito un po' in ritardo, non lo so. Io non sono di queste zone, non conosco bene il territorio, per cui ho avuto delle difficoltà. E poi, inoltre, non sapevo neanche dove andare. Adesso è a posto? Per qualcuno, sì. Nelle parti più alte l'acqua non è neppure arrivata. Qualcuno non è neanche andato via perché si sentiva sicuro. Ma si capiva, si sentiva il rumore dell'acqua arrivare. E si capiva che ci poteva succedere qualcosa. E che in giro di breve tempo ci potevano essere dei danni seri. Quando siamo ritornati nelle nostre case, abbiamo visto realtà diverse. Chi, per fortuna, non aveva subito danni, si è subito rimboccato le maniche perché si è sentito in dovere di aiutare quelle famiglie che invece di problemi ne avevano tanti e seri. Beh, insomma, era un delirio. Era una cosa difficile, anche per il comune, anche per la protezione civile. Tu sei lì, cosa fai? Stai lì con le mani in mano? Ti dai da fare, no? E allora cosa fai? Anche perché non sai cosa fare. Cosa fai? Boh, prendi un badile. E poi? Dove te lo metti il badile? Cosa ci fai con il badile? Ma soprattutto, ma dove lo trovi un badile? La gente ha iniziato a portarci di tutto. Ma noi non sapevamo né cosa farci né dove metterlo. I primi giorni ci portavano i vestiti. Ma noi dei vestiti non ce ne facevamo nulla. Ci servivano dei badili. Ma dopo 10 giorni dei badili non ce ne facevamo più niente. Ci servivano delle idropulitrici. Ma anche quelle, dopo 10 giorni, non sapevamo più cosa farcene. Ci servivano degli aspiratori. Degli aspiratori per asciugare i muri bagnati dall'acqua. Insomma, sì, era scattata la solidarietà. Però non si poteva andare così a caso, bisognava organizzarsi. È che tutto era così inimmaginabile, folle. C'erano un sacco di cose che non si conoscevano, si improvvisava giorno per giorno. Nel dolore, ma è stato un momento incredibile. Fin da subito, anche in mezzo al disorientamento, c'è stato chi ha avuto la prontezza di spirito di rintracciare chi non era a casa, di mettere in salvo gli animali. Uno di selva, uno che ha il brevetto da sub e sa guidare la barca, uno che pure è finito con la casa sott'acqua, si è messo la muta e ha donato a tutti 10 minuti per poter recuperare le loro cose. E poi c'era anche chi cucinava per 30, 40, 60 persone, sia per quelli che erano rimasti proprio fuori casa, ma anche per tutti i volontari che arrivavano. La situazione era veramente difficile. Gli albergatori, per esempio, offrivano le loro stanze, oppure persone normali offrivano le loro case. Sì, cittadini volonterosi che dicono: tieni, questa è casa tua finché serve. Sono cose che sollevano un po' il cuore, perché è un momento delicato e anche dare una mano richiede delicatezza. Sono persone che hanno perso tutto e quindi anche vedersi arrivare in casa una 20ina di persone così, che si guardano attorno, guardano le tue cose, le toccano, le valutano. I loro ricordi, la loro intimità, la loro vita, il loro trauma. Il fischio, il rombo, il rumore. Chi adesso è fuori? Qualcuno a Budrio anche 2 volte in 4 anni? È sfiduciato, non sa che fare, non sa se fidarsi, perché cosa fai? Rimetti a posto? E se dovesse capitare di nuovo,
Che sei ancora lì, che stai sistemando? Che fai? A Selva abita mio nonno ed era completamente solo. All'inizio l'alluvione l'ha un po' riattivato, ma dall'altra parte gli ha creato una gran confusione. Mi entrano in giardino, mi portano via le cose. Anche solo due giorni da evacuato per lui è stato destabilizzante. Così per tanti anziani. E i danni sono tanti, per decine di milioni di euro. Ed è difficile che si possa riparare tutto subito, in breve. Selva è lontana da Bologna e serve una via di comunicazione per le industrie che ci sono, per i ragazzi che vanno a scuola, ma anche per la gente che va al lavoro. È un problema economico, è un problema sociale. Ci sono sempre due scale, no? È la scala delle persone, che è tragica per il singolo. È la scala per la comunità, che non è meno tragica. Selva, per esempio, ha una piccola scuola materna che lotta ogni anno per tenerla aperta. E rimane aperta proprio perché ci sono delle persone che vengono ad abitare a Selva, dove comunque le case sono più abbordabili, ecco. Ma solo la perdita di 3-4 famiglie metterebbe in serio rischio l'apertura della scuola. E mi domando, ma con il rischio che possa cadere di nuovo, chi verrà ad abitare a Selva? Se non peggio, quelli che decideranno di andare via. E adesso? Adesso cosa hanno intenzione di fare? Come intendono agire? Perché se non so come intendono agire, io come posso anche solo pensare a ritinteggiare, a mettere in sicurezza la casa? Un metro e mezzo di acqua in casa, una piscina. Una parete attrezzata di 3,5 metri è caduta nell'acqua e ha anche ostruito il passaggio dal corridoio. Dovevano venire i vigili del fuoco a mettere tutto in sicurezza. Hanno fatto prima i volontari. Ma se succede di nuovo? Se succede di nuovo, io che faccio? Presto arriva l'autunno. Presto tornano le piogge. E se succede di nuovo, io che faccio? In un giorno solo ci sono stati 23 fiumi che hanno esondato, che hanno sommerso paesi, hanno distrutto campagne. 23 situazioni di emergenza contemporaneamente nella stessa regione. Due alluvioni in due settimane. E mica solo questo. Grandinate con chicchi grossi come mele. Il tornado a Milano. Il fango a Bardonecchia. Il punto è che dovrebbero essere eventi eccezionali, no? Ma una volta è un evento eccezionale. Due volte, ma tre, quattro, cinque, 122 eventi meteo estremi tra gennaio e maggio. E questo non lo dico mica io, lo dice la Società Italiana di Medicina Ambientale. Lo scenario meteo che stiamo vivendo nell'alternarsi di caldo torrido, trombe d'aria e precipitazioni anomale è un segno inequivocabile che siamo vicini alla rottura di un millenario equilibrio in grado di sconvolgere il nostro modo di vivere. I determinanti ambientali e climatici della salute devono diventare una priorità per i decisori, per il mondo della ricerca, dell'innovazione, da cui ci si attende risposte e soluzioni immediate, frutto di coraggiose decisioni da assumere su una prospettiva di medio-lungo termine. Il clima cambia, il territorio non è pronto. E noi? Noi siamo pronti? Siamo disposti a capire che ci siamo dati un sistema che non funziona, non può funzionare. Siamo pronti a ribellarci a chi nega, chi sottovaluta, chi non rinuncia,
e ad imboccare un'altra strada. Campana di Longarone, la campana che suona ogni anno alle 22:39. Per chi suona questa campana? Riuniti in 100 teatri e in 1000 case, molte di più in realtà, oggi abbiamo messo le nostre storie insieme a corpi e voci di un coro. Per chi raccontiamo queste storie? Per chi ricorda e per chi non sa. Campana e voci dicono coraggio, civile coraggio. Nessuno di noi è solo, nessuno è solo uno. La frana. 260 milioni di cubi di roccia piombano nel serbatoio dietro la diga. Sollevano l'acqua che stava dentro. L'acqua forma una colonna. Quanto pesa un metro cubo d'acqua? Quanto pesa un metro cubo d'acqua? Lo sappiamo, ma quanto vale un metro cubo d'acqua? Ma quanto vale un metro cubo d'acqua? Ancora non lo sappiamo, ma dobbiamo metterci d'accordo. I segni della tragedia che ci sta arrivando addosso di un mondo senza acqua ci sono tutti. Dobbiamo sfangarla. Anche i serbatoi delle dighe vanno sfangati, come i terreni alluvionati, come le case e le strade allagate. Bisogna mettere le mani nel fango. Dobbiamo immaginare che alluvioni e siccità stanno insieme, anche se pare inconcepibile. Questa è la sfida. Dipendono in egual modo dalla fabbrica del mondo, da tutto ciò che noi facciamo. Bisogna anche fare un lavoro da ingegneri. Però non si può pensare di gestire le cose come in un laboratorio. Non è solo questione di tecnica. Ingegnerizzare la natura è rischioso. Però dobbiamo farlo. Come? Serve diligenza. Non dobbiamo sottovalutare i segni della tragedia, perché è come se fossimo davanti a un'altra gigantesca frana. E nessuna frana, nessun movimento franoso, per definizione, può essere rapido e improvviso. E quanti mondi sono stati spazzati via nell'arco di questa storia? E non solo dalla frana. Quante visioni del mondo si sono sostituite in fretta? Siamo così sicuri che quella che c'è sia durevole? Tina Merlin, come si costruisce una catastrofe? 30 anni fa si raccontava questa storia per dare giustizia a chi non l'aveva avuta. Ma adesso? Adesso che Del Vajon c'è tutto su YouTube? Ditemelo voi. Che senso ha raccontarla ancora? Raccontarlo oggi, in qualche modo, non deve servire a consolarci. Ma rivelarci! 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 How many roads
How many times must the camels bow before the forever bell? The answer, my friend, is the wind in the wind. The answer is the wind in the wind. How many segnati tutti quelli che hai da ringraziare, perché dopo sarai così emozionata che ti dimentichi qualcosa. Quindi ci vuole un'altra mezz'oretta, eh? Ringrazio subito Carlotta e Yuri che... e la rappresentanza di Selva Malvezzi. Bisogna assolutamente ringraziare Don Franco e la comunità parrocchiale di Milano. Bisogna ringraziare, perché altrimenti non avremmo potuto farlo, perché non ha soltanto ospitato lo spettacolo stasera, ma ci ha ospitati per la prova aperta che abbiamo fatto all'interno dell'iniziativa dell'evento Il Tempo del Creato, e oltretutto ci ha ospitati per le prove due volte alla settimana qua dentro a provare, grazie a Don Franco. Dobbiamo ringraziare assolutamente i cittadini di Selva Malvezzi. Gli alluvionati di via Barabana e di via Rondanina, però anche alcuni cittadini di Budrio che si sono prestati e hanno condiviso quei momenti di angoscia con noi e ce ne hanno dato testimonianza, consentendoci di costruire questo spettacolo. E dobbiamo ringraziare quindi anche
i volontari della comunità parrocchiale di Selva, che ci hanno raccontato anche loro la solidarietà che si è mossa. E continuando a ringraziare Selva e Molinella, così concludiamo il giro, dobbiamo ringraziare anche l'amministrazione comunale, perché ci ha raccontato con l'aspetto più umano che potessimo immaginare le dinamiche di quei momenti. Dobbiamo ringraziare il parroco e la comunità parrocchiale di Altedo, che ci ha accolti per fare un'altra volta le nostre prove aperte, e che non solo ci ha accolti ma ci ha anche nutriti, non solo dobbiamo ringraziare anche la nostra sindaca Roberta Bonori, che si è fatta con tutti voi coro, essendo presente come cittadina. Poi bisogna ringraziare Roberta, Giovanna e Gaia per l'aiuto all'ingresso. Carlo Cacciamani è un climatologo, direttore dell'Agenzia Nazionale per la Meteorologia e Climatologia, che ha trascorso ore al telefono con me per aiutarmi a capire la situazione del clima e come tutto questo si riflette poi sulla nostra vita quotidiana in occasioni come queste. E quindi mi ha dato modo di fare ordine un po' in tutto quel materiale che si era raccolto. E poi doveroso, bisogna ringraziare, e spero che veda il video, Silvia Colle dell'organizzazione della Fabbrica del Mondo, che ha fatto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da collegamento e da supporto tecnico e anche da sostegno morale, tutti i teatri che si sono esibiti oggi in questo momento. Ha fatto un lavoro incredibile. E ovviamente Marco Paolini e Marco Martinelli, che ci hanno donato le loro parole, perché ce le hanno donate. E poi fatemi un applauso, perché dobbiamo ringraziare voi di essere qui, altrimenti tutto questo non avrebbe avuto senso. Grazie. Presidente. Scusate, una piccolissima cosa la devo dire, cioè piccolissima. Cioè, all'inizio abbiamo giocato sul fatto che sono tutti cittadini, perché volevamo farvi entrare in questa cosa. Però su questo palco ci sono state 16 persone, che alcune di queste non le possiamo definire attori, attrici, per il semplice fatto che non lo fanno di professione. Solo quello. Ci sono amatoriali puri che hanno questa passione, e c'è anche qualcuno che assolutamente ha digiuno di tutto, si è beccato la cosa più difficile in assoluto. Quindi un applauso a Anna Maria.